premiati i vincitori del concorso per videomaker Toscana in Spot 2021 Ritorno al Futuro, indetto dal Corecom. A vincere il primo premio è stato Matteo Manganelli con il video dal titolo Toscana 2050, nostro futuro. Evento di chiusura per il progetto My Tuscan is Plastic Free, premiati gli studenti e gli stabilimenti balneari che hanno saputo interpretare meglio la sostenibilità. Presentato in consiglio regionale il libro di Silvia Mavuta, Rosa tra le rose, una storia di violenza fra le mura di casa. Dal 10 dicembre a Montopoli si festeggia con il tartufo grazie alla rassegna Bianco fino al Natale, tra gli eventi spazio anche alla solidarietà. Matteo Manganelli vince il concorso Toscana in Spot 2021. Sono stati premiati i vincitori del concorso per videomaker Toscana in Spot 2021 Ritorno al Futuro, indetto dal Corecom, il Comitato Regionale per le Comunicazioni. A vincere il primo premio è stato Matteo Manganelli con il video dal titolo Toscana 2050, nostro futuro. Secondo la giuria si è distinto per la semplicità e la schiettezza del messaggio, sviluppato secondo i pensieri dei giovani e giovanissimi, attenti al fare più che al dire. Un video che ha una capacità comunicativa altissima e diretta, capace di unire l'efficacia comunicativa, l'originalità del soggetto e la complessiva qualità estetica. La Toscana è ben rappresentata sia nel parlato della protagonista che nel testo e nelle immagini dello spot. Il secondo classificato è Giovanni Polisano, autore del video Secondo Te. Al terzo posto si è piazzato Andrea Palumbo con Aria. Menzione speciale per Guido Fontanella, di 14 anni, autore dello spot La Toscana del futuro già nel presente, che il presidente dell'Assemblea legislativa, Antonio Mazzeo, ha voluto premiare con un riconoscimento speciale il Pegaso d'Argento. Ringrazio Corecom perché davvero è andato nella direzione che come consiglio regionale volevamo, quello di provare a iniziare a raccontare la Toscana del 2050. È il primo passo, davvero dei video molto belli che segnano i temi da trattare, la sostenibilità, l'intelligenza artificiale. La Toscana del domani ha anche tante domande, come la domanda della bimba, che è l'attrice principale del video vincitore, che ci mette tanti sé, tante domande, e da quelle domande partiremo nel nostro lavoro nel 2022, perché il nostro obiettivo è quello di lasciare una Toscana nel 2050 ancora più accogliente, più aperta, una Toscana che guardi con speranza al futuro, alle nuove tecnologie e alla necessità di saper tenere insieme la nostra storia, i nostri diritti e la nostra identità con la capacità di anticipare il progresso. Il presidente del comitato Enzo Brogi ha spiegato il senso di questa iniziativa. Anche quest'anno abbiamo voluto invitare i giovani filmmaker della Toscana a raccontarci una loro idea, una visione della nostra regione. L'idea quest'anno era molto ambiziosa, vedere la Toscana nel 2050. Sono stati numerosi i ragazzi e le ragazze che si sono presentati con dei progetti tutti assolutamente molto belli. Alcuni hanno pensato di costruire e di riprendere immagini della Toscana assemblandole, altri hanno costruito dei veri e propri soggetti. Insomma, un prodotto molto bello, lo abbiamo affidato ad una giuria che era per noi presieduta dalla vicepresidente del Corecom Katie Cafissi e dalla sapiente attenzione e gestione di Alberto Severi. A loro principalmente, ma anche ad altri tecnici della regione, hanno seguito i lavori, giudicati, e oggi con grande soddisfazione siamo a premiare con un importante e significativo premio di 10.000 euro per i tre classificati. Tra i membri della giuria, il giornalista Rai del TGR Toscana, Alberto Severi. Il tema era insidioso, è sempre insidioso parlare di Toscana perché il già detto, il già visto è sempre in agguato. Quasi tutti i 17 partecipanti al concorso sono riusciti ad evitare questa insidia, l'hanno evitata sicuramente i tre che hanno vinto il primo, il secondo e il terzo premio. Sono prodotti che, per quanto almeno riguarda la competenza da noi acquisita, hanno tutti un grosso merito. Non c'è stata una unanimità in partenza, la giuria ha discusso molto, segno non tanto di una mancata convinzione su chi doveva arrivare primo, secondo o terzo, quanto della difficoltà di scegliere veramente
nella qualità dei prodotti presentati e anche un po' naturalmente nel punto di vista spesso soggettivo che questo tipo di valutazioni hanno. C'è un fatto oggettivo di qualità che non può essere discusso, ma c'è anche un elemento di soggettività, di preferenza, di cui tra l'altro mi piacerebbe fare un piccolo coming out fra poco per spiegare, per esempio, che io nella lotta fra primo e secondo ero effettivamente personalmente, per quel che vale, molto indeciso. La playlist dei video è visibile sul canale YouTube del Corecom. Toscana Plastic Free. Si sono svolte le premiazioni dei due concorsi inerenti il progetto Toscana Plastic Free, l'iniziativa nata grazie al protocollo d'intesa siglato a dicembre 2019 tra Consiglio regionale Toscana Promozione Turistica in collaborazione con Vivi l'Italia, che si è sviluppato attraverso le campagne di sensibilizzazione e informazione sulla sostenibilità promosse dalla Regione. In particolare hanno ricevuto il premio gli studenti del concorso Scuola Plastic Free e gli imprenditori balneari del concorso Lido Sostenibile 2021. Scuola Plastic Free ha coinvolto nei mesi scorsi oltre 200 insegnanti delle scuole secondarie di primo grado della Toscana e rappresentanza di oltre 1700 studenti per un totale di 70 progetti in concorso, con l'obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sull'impatto dei rifiuti e della plastica sull'ambiente. Tra le sezioni in gara premiate, grafico, letteraria, musicale, multimediale, per ogni sezione sono stati messi in palio 3 premi per il terzo, il secondo e il primo classificato, rispettivamente da 500, 1000 e 1500 euro in voucher che le scuole potranno spendere presso un'azienda specializzata di forniture scientifiche e tecnologiche per la scuola, così da poter fornire nuove strumentazioni che possano aiutare a sviluppare maggior consapevolezza negli studenti. Sono risultati vincitori nella sezione grafico-letteraria la seconda B della scuola secondaria di primo grado di Camporgiano, nella sezione musicale ha vinto la prima A della scuola secondaria di primo grado Guido Gozzano di Roccastrada, nella sezione multimediale si è imposta la prima I della scuola secondaria di primo grado di Casole d'Elsa. Ha confermato quella che è una naturale attenzione all'ambiente. In realtà noi siamo percepiti così, siamo percepiti come una regione molto verde, molto attenta a questi temi, molto sicura, e in questo caso la scelta di coinvolgere tutta la filiera dell'offerta turistica della costa, fare della formazione per le scuole, sensibilizzare i nostri visitatori con l'esposizione artistica in alcuni comuni, era proprio finalizzata a dire quanto sia green la regione Toscana anche nell'ambito del turismo sostenibile. L'argomento vero da trattare è proprio quali scelte si facciano per comunicare efficacemente la sostenibilità nel turismo, e questi strumenti, questi mezzi, questi claim devono assolutamente adattarsi alle sensibilità diverse. Dire a un tedesco che facciamo la raccolta differenziata e non dargli un valore, dire una cosa assolutamente scontata. Al contrario, ci sono alcuni elementi come appunto l'uso della plastica, ma più ancora l'uso dei prodotti del territorio, il progetto Vetrina Toscana, che sono percepiti come vere scelte di rispetto ambientale e quindi coerenti con i valori del turismo sostenibile. Hanno ricevuto il premio anche i partecipanti più grandi, ovvero gli imprenditori del concorso Lido Sostenibile 2021. A vincere è stato il Bagno Arizona di Viareggio, struttura che ha risposto al meglio ai parametri richiesti dal regolamento del concorso, rivolto agli operatori balneari toscani, al fine di valorizzare le buone pratiche di ecocompatibilità adottate per tutelare l'ambiente, promuovere il territorio e la sua offerta culturale, naturalistica ed enogastronomica, e favorire l'accessibilità. Al secondo posto si è classificato invece il Boschetto di Follonica, mentre la medaglia di bronzo è andata alla Bonaccia di Forte dei Marmi. Rispettivamente le strutture hanno ricevuto forniture di stoviglie ecocompatibili del valore di 2.000, 1.500 e 1.000 euro. Beh, un primo iniziale bilancio, dobbiamo considerare che la Regione Toscana ha dato il là con una legge regionale ad hoc solo 2 anni fa e sappiamo tutti che questi sono stati degli anni rallentati e lo sono tuttora. Ciononostante siamo riusciti, noi di Sistema Toscana e Toscana Promozione Turistica, con delle iniziative mirate a coinvolgere la filiera produttiva, le scuole e gli operatori turistici, declinando attraverso terminologie e apparati piuttosto semplici l'obiettivo che era quello di decrementare l'utilizzo della plastica monouso, a cui tutti noi siamo piuttosto affezionati perché è veloce, è smart come si dice, e ce ne possiamo disinteressare subito dopo l'utilizzo. Il problema è che questo utilizzo inconsapevole ci ha presentato il conto, e lo ha presentato alle nostre coste
al nostro sistema di valorizzazione ambientale e quindi abbiamo dovuto subito innestare la retromarcia. Ecco, dopo questi primi due anni il bilancio è più che positivo perché il sistema ha raccolto l'appello. Un libro contro la violenza. Un romanzo che racconta della violenza domestica vista attraverso gli occhi di un bambino che guarda, non vuol vedere, ma non riuscirà a nascondersi a lungo quello che sta vivendo. Così Silvia Mavuta, autrice di Rosa tra le rose, racconta il proprio volume. La presentazione del libro è stata promossa dalla Commissione per le Pari Opportunità della Toscana tra le iniziative per sensibilizzare le cittadine e cittadini in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il libro è un romanzo sulla violenza domestica. E ho sentito questo grande desiderio di scriverlo, soprattutto perché è un libro nel quale io narro la storia di un bambino prevalentemente, quindi la violenza vista attraverso gli occhi di un bambino che guarda ma non vuol vedere e quindi farà di tutto affinché le immagini che lui osserverà vengano rimosse dalla sua mente, ma poi riemergeranno per un trauma, un nuovo trauma. Sappiamo bene che una parte importante dei femminicidi, oltre il 70%, accade in casa, ha detto la presidente della Commissione regionale Pari Opportunità Francesca Basanieri. Un'escalation di violenza che continua quotidianamente e che dobbiamo cercare di fermare. Il romanzo ci aiuta a comprendere cosa succede tra quelle mura domestiche e riconoscere le dinamiche, ha aggiunto. Anche stamattina parliamo di violenza sulle donne attraverso un libro Rosa tra le rose. In questo caso si parla di violenza domestica e sappiamo bene che una parte importante, oltre il 70% dei femminicidi, accade in casa, dentro le mura domestiche. Quindi dobbiamo parlare e comprendere anche attraverso un romanzo che cosa succede, quali sono le dinamiche e se è possibile riuscire a fermare questa escalation di violenza che continua quotidianamente. Non è una semplice presentazione di un libro, ma una riflessione più ampia intorno a un testo assolutamente di interesse che ci riporta all'attualità, a un'attualità che speriamo possa in qualche modo declinare, ma che non segue processi sociali legati alla pandemia o legati a fenomeni culturali vari. Questo vuol dire che la caratteristica essenziale di essere un fenomeno molto trasversale, che ha radici profonde e che deve essere contrastato con politiche assolutamente varie ed eterogenee, che vanno dall'emancipazione della donna a un'educazione che parte dai primi anni, quindi già dalla scuola, e che viene rivolta alle giovani generazioni. Soltanto per fare due esempi, questo perché il contrasto alla violenza appunto non può essere semplice repressione, ma deve essere una rivoluzione culturale ampia sulla quale le istituzioni hanno sicuramente grande responsabilità. A Montopoli si festeggia con il tartufo. Un mese di dicembre ricco di eventi per il comune di Montopoli Valdarno in provincia di Pisa, che con Bianco fino a Natale sceglie di festeggiare mettendo sotto l'albero il suo prezioso tartufo. Il 16 dicembre verrà organizzata una caccia al tartufo bianco nei boschi della fattoria Varramista, seguita dal webinar Montopoli il Natale e il tartufo bianco. Il 19 l'appuntamento è enogastronomico con la solidarietà, con il ricavato che sarà devoluto alla costruzione del nuovo ospedale della Fondazione Stella Maris. Si chiuderà poi il 28 dicembre nella sala consiliare del comune con la presentazione di Oro Bianco, il calendario 2022 dei tartufai delle colline San Miniatesi. Sarà un Natale pieno di eventi in cui mettere in risalto le eccellenze del nostro territorio, le qualità enogastronomiche e la possibilità, soprattutto per i bimbi, di ritornare a vivere il Natale, le emozioni che solo il Natale sa donare a ciascuno di noi. Cerchiamo di mettere in campo iniziative che possano andare nel senso dello sviluppo del nostro territorio dal punto di vista commerciale e dal punto di vista dell'attrazione di persone. Una è senza dubbio valorizzare un prodotto che caratterizza il nostro territorio e che è il tartufo, che è diciamo un ambasciatore del nostro territorio in tutto il mondo, perché insomma tutti conoscono le qualità del tartufo e dove esso cresce anche dal punto di vista ambientale è un ambiente veramente naturale, veramente libero da inquinamenti, altrimenti non nascerebbe in quel posto. Per tutto il mese si continuerà poi a degustare il tartufo nei luoghi della ristorazione del territorio che hanno aderito all'iniziativa. Un mese di dicembre caratterizzato a Montopoli anche dal monumentale presepe allestito nel chiostro francescano del santuario di San Romano.
tutta la rassegna in realtà, il suo valore centrale è che sono stati coinvolti i produttori locali delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, dalla pasta alla carne a tutti gli altri prodotti che vengono sul nostro territorio prodotti e lavorati, e anche i nostri ristoranti, i luoghi della somministrazione sono coinvolti, perché ogni singolo appuntamento che viene organizzato, al di là degli appuntamenti istituzionali organizzati dall'amministrazione, ci saranno singoli appuntamenti nei ristoranti del nostro territorio, dove si potranno gustare quei prodotti che davvero rappresentano l'eccellenza del nostro comune e anche il tartufo bianco.